Buongiorno a tutti, ben arrivati. Siamo a 3-4 pips dal take profit di Audio SD. Forza di Audio SD. C'è l'euro-dollaro in ripresa da ieri. Bisogna avere pazienza. Grande pazienza, ma. Lo stesso. Allora, scusate, ho cliccato sbagliato, quindi non devo cliccare. Scusate. Facciamo ancora il disclaimer, non lo posso toccare se non si ferma. 67,33 e noi dobbiamo andare a 67,37, quindi siamo a 4 pips, o meglio 3,5 pips adesso. Un retest del pivot R1. Buongiorno a tutti e ben arrivati. Perché qualcuno non riesce a entrare? Quali sono i problemi? Il link della mail è sbagliato, ma non è vero perché è lo stesso link. È possibile. Oggi è 18. No, io ho usato il link giusto. Allora, ah, eccoci qua, perfetto. Hai avuto problemi, Davide, a entrare? Funziona, funziona, perfetto. Allora, benissimo. Allora, via. Ultimo giro e poi stacchiamo. Vai. Benissimo. Allora, ben arrivati, ragazzi. Una pausa settimanale. Io tra mille cose che faccio. Mi sono perso e non avevo detto in chat, perché la maggior parte di voi lo sapeva che non c'era una settimana. Poi, ragazzi, mi è venuto in mente negli ultimi 2 giorni, qualcuno me l'ha fatto notare, boh, qualcuno mi ha fatto notare una cosa del genere, quindi ho scritto in chat anche che ho preso una settimana, ma mi sa che veramente uno o due non lo sapevano. Del resto ero in Italia, ho fatto la Pasqua in Italia e va bene. Quindi una settimana in famiglia, non ho acceso grafici, non ho guardato niente, cioè avevo posizioni di posizione, quindi senza star lì ad analizzare, a fare altro. Infatti, ieri ho ricominciato con le analisi e ho riportato analisi. Ieri in chat ho fatto qualcosina. Oggi, su richiesta di Giacomo, ho fatto GBP/AUD. Come vedete, ne è nata bella la domanda, perché GBP/AUD prolungato, tirandosi la distribuzione con sé, ha dato finalmente l'esempio di poter calcolare una distribuzione doppia, ok? Non la facciamo di nuovo qui perché è un prodotto ciclico, però vi posso un attimino, soltanto così, per così l'abbiamo, facciamo un controllo visivo assieme. Qui non ho neanche terminata. Questa probabilmente potrebbe essere questa, quindi il suo max Gauss, prendiamo questo che è più semplice, dovrebbe essere questo. Ok? Notate, c'è un max Gauss qui e c'è un doppio max Gauss qui, però cioè solo per sapere la lettura. Ok? Questa era la distribuzione H1. Se andiamo al contrario, H4 abbiamo la distribuzione doppia. Questo ciclo 1, questo qui, che noi vediamo, il bello dei cicli, per chi li ha capiti, ha capito anche come funziona l'Academy, non ha più bisogno di me, o meglio, ha bisogno di me, tra virgolette, come conferma, come diciamo sostegno, come diciamo input, ma lo scopo dell'Academy è: Paolo si rompe una gamba andando a sciare, lo posso dire apertamente, tanto a sciare non ci vado. E cosa si fa? Come funziona l'Academy? Adesso non so leggere i cicli, ma io seguivo Paolo, ma non ho fatto. Nel caso che Paolo vada a sciare e si rompa una gamba, io non vado a sciare, quindi non mi posso rompere la gamba. Lo posso dire apertamente, non occorre che faccia corna o toccare parti del corpo varie. Alla fine, cosa succede? Poi, se un giorno andrò a sciare, dovrò veramente stare attento, no? Però non è uno sport, che è una cosa che mi attira molto. Quindi, a questo punto, cosa intendo dire? Che sei abbandonato a te stesso. Sì, hai l'Academy, ma l'Academy non si muove, perché Paolo, in un letto di ospedale con la gamba dritta, non può fare niente. Ok? Quindi, in questo periodo di 3, 4, 5 mesi di convalescenza non farà trading. Cosa succede? Nessuno può più fare trading perché l'abitué, cioè il
La star che Paolo faccia l'analisi, tanto Paolo ogni tanto fa un long, fa uno short, io lo seguo, va bene, alla lunga non serve. Serve di mantenersi come dire, rendersi autonomi in questo. Quindi anche per questo sono contento che questa analisi ciclica oggi doppia abbia portato con sé un valore. Per chi è un attimino un po' più furbo, o tra virgolette sgamato, o un attimino un po' più meticoloso nell'assimilare, tra virgolette, le lezioni che io condivido, se possiamo chiamarle lezioni o comunque spiegazioni, si scriverà oggi che la distribuzione doppia ha questi vincoli, quelli che io ho condiviso in chat. Ho fatto un'oretta e mezza di analisi perché ve l'ho fatta veramente dettagliata. Quindi questo ciclo qui, che è un ciclo H1, lo vediamo da qui, è un ciclo che contiene un ciclo H4, questo è un ciclo H4, quindi questo è un ciclo che contiene 4 quarti di un ciclo H4. Bene, che io ho scritto anche in chat, sono precisamente allineati. Infatti vado a vedere qui, questo è quello che io ho condiviso io adesso, che ho fatto vedere poco prima, è questo movimento qui, questo. Quindi all'interno abbiamo il ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4. Di un ciclo H1, la distribuzione H1 di un ciclo 1H4. E fino a qui ci siamo. Ok? Bene. Cosa parliamo di distribuzione doppia? Non è che sia un'invenzione. Il bello, o meglio, quello che io mi sono detto all'inizio, diversi anni fa, or sono vecchio ormai. Vecchio trader, non vecchio di persona, ormai più di 20 anni, io dico sempre 20 anni, ma abbiamo superati ultimamente, sono 2 o 3 anni che dico 20 anni. Abbiamo superato, tanto mancano 3 pips, 2,7 pips alla chiusura dell'audio SD. Infatti devo andare un attimino a vedere l'audio SD, ma non perché lo voglio monitorare, perché già l'ha sfiorato e qui c'è l'R2. Ok, il take profit è 67,37. Sarei addirittura tentato di spostarlo, vedete che qui abbiamo il pivot, a spostarlo al 50%, infatti io lo faccio adesso. Allora abbiamo il take profit 67,47, io 67,46, quindi sarebbero 10 pips in più, 67,46, il take profit 67,46, quindi lo sposto di poco. Lo faccio perché sono davanti al computer, quindi mi posso permettere di vedere anche una chiusura manuale che do un'operazione sola. 67,47, ho messo il take proprio a 67,46. Allora, un attimino solo che l'ho aggiornato in chat. Modifica di PayPal per Audi USD. Ora in macchina a cos'è? 0,0.6746 tra parentesi FIBO H1,50%. Poi alla fine è tutto leggibile se uno ci pensa. A 0,6747 6,7478 immagine segue, quindi faccio anche così, cioè, insomma dovrebbe essere tutto chiaro. Allora il take profit lo mettiamo qui, la modifica di ieri la cancello, rimane comunque zona il take profit reserve, vabbè rimane questa reserve uguale, questo è il take profit adesso il 50%. Lo faccio perché il pivot di ieri, che è quello che non ha toccato, lo sta toccando adesso andando R1. Abbiamo due pivot rialzisti. La giornata di oggi è per il momento di 45 pips, quindi potrei farne 60 e da qui avere la possibilità di andare in reverse. Lo tolgo questo perché tanto non mi interessa, lo vediamo dopo, ok? Quindi ho aggiornato il take profit. Ok? A me aspetta un attimo, no. Devo mettere anche il grafico in chat. Ok, mi si è copiato qui.
Copio il link e via. Bene, finiamo questo, poi vi do una notizia strabiliante. Perché ti ha preso il take profit, Giuseppe, e perché ti devo passare con il mazzinadito, il tronchesino per tagliarti un dito? Perché hai scritto peccato mi ha preso il take profit? Sei proprio, sei, non so più cosa fare con te, non so come riprenderti. Cioè, uno che mi dice peccato mi ha preso il take profit. Più negatività in questa frase, Giuseppe, non ne trovo. Al posto di dire ho già preso il take profit, sono contento, e ogni volta dice sì, ma era una battuta. Non è una battuta. Lo fai perché ti senti sempre in minoranza di ah, cavolo, se lo sapevo anch'io aumentavo. Non è questo. Perché non impari a fare le analisi e decidi di testa tua cosa fare, che è più semplice ed è più. Paolo si spacca una gamba, non c'è per 6 mesi, va a sciare, non ci vado, si spacca, lo dico sempre. Ecco qua, bravo Leonardo, esattamente, non tanto, la metà di quello che mi hai scritto. Però, insomma, è la testa di Peppe. Ok, però assolutamente sempre senza offesa, lo sai che ti voglio bene, no? Ti voglio bene, proprio per questo ti tiro le orecchie, ok? Via, andiamo avanti. La particolarità, ok, ho cambiato l'audio SD, l'ho cambiato qui. Io dopo guardando sul minuto mi vedo questa situazione qui. Questo è il massimo che ho avuto. Distribuzione in chiusura, probabilmente, o probabilmente ha già chiuso qui, sta per partire sul minuto, ore 9, quindi non so benissimo dove andare. Quindi, visto che c'è anche l'espansione delle ore 9. Questa espansione delle ore 9 potrebbe portare il grafico a un ulteriore strappo fino al 50%. Quindi da qui a qui io mi guadagno altri 10 pips. La mia operazione adesso a 348 euro con 10 pips in più, sono più o meno dal take profit, sono più o meno qui altri 3, quindi sono altri 150 euro. Arriverei a guadagnare 500 cucuzze con questa operazione. Più lo storico di questa settimana, così insomma uno dice: ma Paolo, ma tu fai o non fai? Ci sei o non ci sei? Ci prendi tutti in giro? Questo che ho fatto ieri, una miseria, ma io mi sono accontentato. Ok? C'è una miseria dal punto di vista assolutamente scherzosa, va benissimo, metto la firma, però sono in modalità veramente tranquillo. Questo era un vecchio short, per esempio, l'ho chiuso, non mi interessava, avevo addirittura 41 più 140, togli 20, sono 120. Quindi la giornata di ieri con questi buy and sell di euro dollaro, un sell avevo condiviso, il buy l'avevo condiviso, adesso non mi ricordo più, insomma mi sono perso. Comunque questa è la mia performance, quindi assolutamente se faccio i suoi 1.000, 2.000, 3.000 alla settimana in un conticino, io ragazzi sono bello che palese. Bene, torniamo a noi alla distribuzione. Vedete che comunque il webinar anche oggi si è riporta tanti colori, no? Dove eravamo? Mi sono perso. GBP AUD, non qui. GBP non qui. Allora, questo qui me lo sposto qui in alto. Poi andiamo a vedere anche l'euro dollaro, che è molto carino. Allora, abbiamo detto che questo pezzettino qua di grafico ciclo 1 è la distribuzione che troviamo a 4 quarti. Qui sta per partire un ciclo 2. Probabilmente abbiamo anche un segnale long, guarda caso, ok? Abbiamo un segnale long della candela che sta facendo adesso. Quindi vuol dire che sta per partire un ciclo 1 che deve andare sopra la media mobile a questa qui, a 54, scusate, 64. Ok? Bene, quindi vado a vedere se qui mi si chiude un ciclo, cioè una distribuzione, mi parte su H4 un nuovo ciclo. Infatti dovrei vedere che qui più o meno anche di frattalità ci siamo, in questo minimo o in questo minimo dovrebbe partire il ciclo 2. Probabilmente in questo minimo qui mi sta per partire un ciclo 2, ok? Lasciamo stare la discrepanza di un segnale di metodo fascia short, perché a questo punto noi abbiamo la distribuzione doppia, quindi sappiamo che siamo in un ciclo 1, che è un ciclo 1 posizionato all'interno di un ciclo 3, perché abbiamo unito l'1 e il 2, il 2 e il 3, e non abbiamo vincoli sul ciclo 3. Il ciclo 3 fa quello che vuole. Allora, un paio di voi mi hanno scritto GBP AUD, come Raffaele mi ha scritto easy, aspetta, vado a vederlo prima di dire una cavolata, mi ha scritto easy
GBPOD dovrebbe essere un easy sell. Easy è una parola molto bella, ve lo spiego anche perché dopo, perché mi hai colto con una parola, vi do una, vi anticipo una cosa. Ok, comunque è easy sell, quindi è un semplice, bisogna venderlo con semplicità, non c'è nessuna chance che vada long. Ok, io ho scritto soltanto, finisco l'analisi, ma nel frattempo ho scritto, buongiorno, lo vedremo subito. A prima vista è un po' contrastato. Poi nell'analisi io ho scritto, vediamo se riesco a metterla qui, nell'analisi di valutazione, mentre so che qua siamo nella seconda metà della distribuzione doppia, qui segue tutta la distribuzione doppia, tutta la spiegazione esaustiva. Siamo nella distribuzione doppia, quindi sul suo max caos ci troviamo in un suo H1 in un ciclo 1 in partenza. Ok? Io ho sbagliato perché su H1 in un ciclo 2 in partenza. Vedi? Vabbè, uguale, non importa. Abbiamo capito dall'immagine. I long sono probabilmente solo ritracciamenti, mentre gli short sono espansioni di chiusura cicli e distribuzione. Cosa vuol dire? Che i long saranno soventi a fare una ripartenza andando sopra la media 16 e così via, ma non saranno prolungati da dire ok, tengo il long, posso tenere più che altro lo short, perché i long sono ritracciamenti. I ritracciamenti non rompono le resistenze in questo caso, sono ritracciamenti rialzisti, quindi non rompono le resistenze, mentre le espansioni ribassiste non c'è supporto che tenga, perché i supporti vengono rotti, in questo caso le zone di pullback ribassiste non vengono valutate. Ok? Quindi siamo in un ciclo. Ah, forse avevo detto giusto. Ah no, avevo giusto, il ciclo 1H1 era giusto, infatti. Ciclo 1H1 e qui mi parte il ciclo 2 che partirebbe qui, quindi questo qui lo metto qui. Partirebbe qui il ciclo 2H4. Lo segniamo già, anche se non anticipiamo, ma la lettura possiamo metterlo così. Per dar sì che sia un ciclo 2 deve andare poi sopra una media 16 periodi che qui dentro non l'ho inserita. Bene. Cosa devo però calcolare in questa distribuzione che tanti di voi avranno, non avranno mai finora notato che una distribuzione deve partire e chiudere, giusto? In questo caso qui, se qui mi parte un ciclo 1, la distribuzione è qui chiusa e deve ripartire, giusto? Proprio per questo la lettura di una distribuzione doppia in cui una campana gaussiana si prolunga nei suoi tempi. E adesso in questa zona qui sta chiudendo, mi prolunga la lettura. Proprio per questo uniamo 1 e 2 e facciamo il ciclo 1. Uniamo 3 e 4 e facciamo il ciclo 2. Abbiamo il mezzo ciclo, meglio, la mezza distribuzione di una distribuzione a 4 quarti che diventano 4 ottavi. Qui abbiamo gli altri 4 ottavi. Quindi abbiamo l'1 e il 2 che formano poi il ciclo 3. Quindi poi avremo il 3 e il 4 che formano a sua volta il ciclo 4. Quindi quando noi abbiamo poi l'1 e il 2 e la lettura della la trend line ciclica e tutto il resto, abbiamo assolutamente la situazione short. Quindi è un easy sell, come mi ha scritto Raffaele, però dobbiamo ancora aspettare. Attenzione, la coppia GBP-AUD non è una coppia semplice, non è la coppia timone. È, diciamo, il risultato di altre coppie. Le coppie major, le principali, danno sì il tono di movimento. Addirittura Euro GBP è una coppia al 100% ricavata da altre due coppie e così via. Al GBP AUD è ricavata da delle correlazioni. Io adesso qui ho scritto un paio di esempi che sono gli esempi principali che mi interessano per questa analisi, quindi non sono andato a vedere GBP yen o altre o SD yen, cose del genere, ma qui abbiamo una no, tanta roba, vedete c'è tanta roba. Allora, prima di incominciare, allora, innanzitutto, prima di mettere le mani su un cross, adesso ho scritto cross, ma va bene lo stesso, bisogna saperne quali sono le origini dei suoi movimenti, se è una coppia principale, secondaria, oppure il risultato di altro, coppia composta. GBP-AUD è una coppia composta, GBP-USD e AUD-USD sono le principali coppie che compongono GBP-AUD. Ok, fino a qui Paolo non ha inventato niente, però ha aperto un attimino gli occhi a chi magari,
con poco interesse seguono questo gioco di fare i soldi senza avere il rispetto di vedere questo che stiamo facendo come mestiere. Se io adesso dovessi fare soltanto le puntate, oggi andiamo long, andiamo short, sarei un po', diciamo, il tiratore dei dadi, no? Cioè, oppure quello che non so, lancia la monetina per dare una direzione. Invece no. Tutti i vincoli operativi di lettura sono, logicamente, c'è una logica sotto. Se io ho inventato un metodo ciclico, che poi è inventato, ma nel metodo di lettura i vincoli non sono inventati, neanche la distribuzione doppia è inventata, è soltanto un pattern di lettura, un pattern di lettura che è un vincolo di riconoscimento dei cicli. In questo caso, la distribuzione doppia, che non è una cosa che accade 50.000 volte all'anno, succede ogni tanto quando un trend è prolungato. Ok? Trend prolungato, se notate, in questi casi parliamo di un trend prolungato, o comunque parliamo di una situazione che si evolge spostandosi nel tempo, portandosi avanti. Cosa potrebbe essere il motivo? È una domanda. Cos'è che potrebbe essere il motivo che fa sì che una distribuzione non sia più leggibile perché si prolunga? Qual è il motivo? L'abbiamo già avuto in altre situazioni. Quali sono le situazioni? Vediamo. Nessuno? Proprio nessuno, nessuno, nessuno? Quali sono le situazioni? Ve lo dico io. Può succedere che dicembre, per esempio, Natale, un giorno chiuso, un giorno aperto, un mercato fermo, un mercato che non si apre, mercato che chiude 5 ore, poi riparte, apre solo per 2-3 ore, aggiornamento del grafico. Questo sì fa che le candele o le contrattazioni di lettura aumentino. Quindi in questo caso possiamo dare la scusa che c'è stata una settimana festiva di Pasqua, adesso addirittura si prolunga perché c'è la Pasqua ortodossa, che festeggiano una settimana, penso, comunque non lo so, come si prolunga dalla settimana della Pasqua cattolica e la settimana della Pasqua ortodossa, può essere che i mercati in diversi punti del mondo siano chiusi e questo prolunga la contrattazione andando in laterale. Facciamo il conto che questo pezzettino di grafico qui sono 30 candele che potrei anche eliminare dal grafico, non potendole eliminare perché ci sono, o almeno potrei eliminarle con altre tecniche che abbiamo visto io e Sirio, ma alla fine io decido di rimanere nel mio metodo standard, che ormai lo conosco bene. E quindi cosa succede? Succede che si è prolungato il grafico e non ho altro che da monitorare, da avere una lettura consona a quello che vedo. Quello che vedo è una cosa lunga, prolungata. Quindi a questo punto 1, 2, 3, 4, 1, 2, siamo nel ciclo 3. Ci siamo? Quindi la spiegazione di oggi sulla distribuzione doppia, se notate anche qui Paolo continua a perseverare l'idea che nulla di inventato. Se io mi dovessi inventare qualcosa in una distribuzione, siete i primi a poter puntarmi il dito contro. Ma siccome io, egoista che sono, egoistaccio che sono, mi sono costruito il metodo ciclico per me in primis,